L'Istituto di Istruzione Superiore Pisani Pizzini di Paola, dirigente Alisa Rosa Arturi, ha partecipato alla seconda edizione del progetto Il sangue rosa, un'altra vita è possibile. La presentazione di tale progetto è avvenuta in un clima di grande pathos e dolore. Vedo già dal primo incontro parteciperà con noi, racconterà dando la sua testimonianza di giovane donna, oggi anche giovane mamma, che ha subito violenza per tanti, tantissimi anni, nonostante la sua giovane età, e che ha però denunciato e che ha avuto giustizia. Quindi Giulia farà parte dei nostri incontri e darà la sua testimonianza. Quindi grazie Giulia per essere qui oggi. Grazie mille. Grazie all'Arma dei Carabinieri per averla accompagnata. Io prego il papà di Fabiana di raggiungerci qui, così ci dice due parole, se ovviamente vuole, e poi il papà di Roberta. Grazie. Io voglio ringraziare principalmente Cinzia che ci ha invitato come ogni volta che tiene queste manifestazioni e quindi gliene siamo grati di poter partecipare e di dire la nostra con una voce tremante, con un cuore che batte a mille. Perché viviamo ogni giorno della nostra vita delle emozioni terribili. A volte non le sappiamo neanche quantificare. Saluto e ringrazio tutta l'arma dello Stato, i carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza, dove sono onorato e obbligato per tutta la vita, per la forza che ci mettono di cuore, la loro vita a disposizione degli altri, per proteggere noi tutti. A volte però purtroppo non vanno le cose come dovrebbero andare perché non riescono a tutelare tutte le persone. La nostra famiglia è stata sconvolta, è stata distrutta. Ogni giorno per noi è un calvario, è una forza che dobbiamo ritrovare per ricominciare ad andare avanti nei nostri piccoli gesti, nei nostri piccoli passi, consapevoli sempre di essere. Di essere genitori e nonni, e quindi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo tenere unita la nostra famiglia, perché siamo diventati uno spettacolo teatrale principalmente per il nostro territorio e per il mondo, la gente ci osserva. In queste situazioni come potremmo e dovremmo comportarci? Grazie. Io vi ringrazio che mi avete ascoltato, anche se con voce tremante, e grazie ancora di essere intervenuti. Sono Franco Lanzino. Roberta è mia figlia. Io non voglio essere il papà di Roberta. Roberta è mia figlia. E per non suscitare pietismo, perché il pietismo non ci appartiene, perché un procuratore generale
della Repubblica Calabrese mi disse 25 anni fa che non mi faceva arrestare perché io ero un papà arrabbiato, ero un papà colpito. Ho detto, mi se hai il coraggio mi faccia arrestare, perché non mi fa arrestare che sono venuto 4 giorni e non ho trovato nessuno? Che Roberta è stata uccisa perché donna! Se ne andava senza ferire nessuno, senza dare fastidio a nessuno, nel suo motorino per raggiungere la nostra casa di San Lucido. E noi per 10-15 minuti abbiamo perduto del tempo e me ne assumo la responsabilità che non l'ho seguita perché ci siamo infermati per dare alcune notizie su alcune pensioni dell'INPS che alcuni lavoratori mi avevano chiesto e su una licenza commerciale, perché in quel tempo occupavo la carica di presidenza dell'INPS di Cosenza ed ero nella commissione del commercio. E allora un'altra testimonianza adesso vi do. Io mi appello alle autorità di dare una corsia privilegiata a quelle donne e alle donne e ai minori che vengono stuprati, che i processi non abbiano la stessa durata del processo Roberta Lanzino. Siamo a 25 anni che ancora il nostro processo continua, sono cambiati 3 pubblici ministeri, io mi sto zitta ancora. Perché poi in pacchetto, signor prefetto, gli attestati di essere cavalieri, di essere stati nominati cavalieri, io e mia moglie, e lo rimando al signor Presidente della Repubblica, attestati che in primo luogo non ci appartengono, perché sono prima di Roberta e poi vostri. Grazie giovani, grazie veramente, e grazie a voi, non per avermi invitato, ma per quello che farete principalmente per gli altri. Allora ve ne sarò grato. Grazie Franco Lanzino. È una giornata dai sapori, dalle emozioni forti, perché celebriamo la memoria di situazioni che ci hanno davvero trasmesso tanto dispiacere e dolore. E quindi non possiamo non essere, diciamo, sensibili di fronte a momenti di difficoltà, di dolore, a tragedie che sono entrate nelle nostre case, che abbiamo vissuto, partecipato, ciascuno anche svolgendo un ruolo, ma comunque da uomini di scuola, da uomini delle istituzioni. Le istituzioni della provincia di Cosenza, tutte, civili e militari, sono insieme, sono alleate per realizzare nelle scuole, nelle istituzioni scolastiche, la prosecuzione di un percorso che è già iniziato e che ci vede impegnati tutti a parlare con gli studenti, a portare un messaggio nuovo nelle aule, a cercare di stabilire con loro un contatto, impresa non facile perché dobbiamo entrare nel loro mondo, dobbiamo intercettare le loro preoccupazioni, le loro sensibilità. Per far questo dobbiamo andare verso di loro, dobbiamo dare loro il microfono, dobbiamo dare loro la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni. Le tragedie che si sono verificate purtroppo sono anche figlie del silenzio, della solitudine, del non parlare, del non comunicare. Ecco, questo è quello che noi vogliamo evitare in una regione bellissima, una terra meravigliosa. Vogliamo soprattutto immaginare di realizzare qualcosa che ha a che fare con la percezione dei problemi, prima ancora che con la riparazione dei problemi. C'è una partita da giocare che sta a monte, ed è proprio quella
della preoccupazione che certe cose si verificano. E purtroppo il livello di preoccupazione, ce lo dicono anche le indagini statistiche, è alto. Lo registriamo anche nella nostra regione, anche se non è la prima per percezione del livello di preoccupazione che è legato al fenomeno della violenza di genere, ed in particolare al femminicidio, a tutto ciò che comporta violenza nei confronti dell'universo femminile. E allora da questo punto di vista la scuola può giocare un ruolo fondamentale, ma la scuola da sola non ce la può fare. C'è bisogno della collaborazione, ed è questo che anima il nostro impegno attorno a questo progetto, di condividere con gli altri partner istituzionali questa rafforzata idea di comunicazione, questa rafforzata idea di parlare agli studenti e soprattutto di confrontarci con loro, di stimolare anche la loro attività, la loro creatività. Vogliamo fare questo, e questo faremo in un territorio grande, la quinta provincia d'Italia per estensione territoriale, in un territorio che ha bisogno di sentire la presenza dello Stato ogni giorno. E questo è il nostro impegno, questo è quello che noi vogliamo realizzare anche attorno ad un'idea nuova di scuola. Si parla in queste settimane di buona scuola, si parla di una scuola che vuole misurarsi su nuovi standard, vuole essere più competitiva, perché si parla di merito, si parla di valutazione, però vedete, c'è una premessa maggiore in tutto questo, ed è il rispetto delle regole, è il rispetto degli altri. Si può anche manifestare un'opinione differente da un altro, ma non si può entrare in una istituzione scolastica e interrompere le attività istituzionali, non consentire di poter svolgere il proprio dovere agli operatori istituzionali e agli studenti di poter frequentare le lezioni. Quindi rispetto verso le istituzioni scolastiche, pur nella diversità delle opinioni. In questo le famiglie devono avere un ruolo che deve rafforzarsi e deve essere di partenariato verso l'istituzione scolastica. La scuola non può essere delegata a risolvere le problematiche che investono a 360 gradi i nostri studenti. Ma qui abbiamo un'enorme responsabilità. Perché? Perché dobbiamo essere noi ad essere, diciamo così, motivo propulsore di questa rafforzata alleanza tra scuola e famiglia, incontrando anche le famiglie, soffermandoci in dibattiti, cercando di capire quali sono le dinamiche e le problematiche che spesso portano le famiglie a non dialogare con la scuola. Abbiamo due mondi che devono necessariamente interfacciarsi, perché sono faccia della stessa medaglia. La stessa medaglia significa crescita, significa educazione, significa realizzare un percorso, il migliore per i nostri studenti, al fine di assicurare loro un futuro di successo umano e professionale. Ecco, intorno a questa idea di una scuola che si guarda dal di dentro, di una scuola che cerchiamo di conoscere meglio, nasce anche questo progetto, che si sviluppa appunto intorno ad un tema che si colloca all'interno del rispetto delle regole e che guarda in particolare all'universo femminile e al rispetto della persona, anche in senso lato. Quindi, come testimone, diciamo, scolastico, di quello che può essere il contributo dell'ufficio scolastico provinciale, a me non piace parlare di un ufficio, a me piace parlare dello Stato, a me piace parlare di tutti quei servitori dello Stato che non conoscono la luce dei riflettori ogni giorno, ma che ogni giorno fanno il loro dovere. Anche a loro dobbiamo dire grazie, perché se abbiamo una scuola che vuole migliorare, che sarà competitiva, che raggiungerà elevati standard in futuro, anche grazie alla riforma che si sta immaginando in queste settimane e che troverà a breve consacrazione in un testo normativo, ecco, tutto questo ci deve vedere impegnati appunto in un progetto che è un progetto di miglioramento umano prima ancora che professionale. Grazie.